Il custode aveva un'aria autorevole e degli occhi vigili che sembravano non si socchiudessero mai. Scusi! Oui, monsieur? Sei tu l'Obinot? Oh, no. Come ha fatto a scambiarmi per lui? No, io sono il vice custode. Ma lavora qui, l'Obinot? Lavorare? Non lo chiamerei proprio così. Viene qui a studiare quasi tutti i giorni, ma come può vedere, oggi no. Grazie del suo aiuto. Nella vetrinetta c'era un treppiede arrugginito e annerito, con le gambe lunghe e sottili. Era identico al treppiede raffigurato nel manoscritto. Su una targhetta era scritto che risaliva al XV secolo e proveniva dall'Irlanda occidentale. Era stato ritrovato a Lochmarn, il luogo in cui si era insediata una comunità di cavalieri templari. Irlanda! Che cosa? Questo treppiede è stato trovato in Irlanda! Abbassa la voce. Oh, mi dispiace, ero eccitato. Ciao, sono andato al museo Krun. Hai parlato con l'Obinot? No, non c'era. Ho trovato il treppiede. Dove? Al museo. Apparteneva ai Templari. È stato trovato in un posto chiamato Lochmarn. Ho sentito parlare di Lochmarn. Ho letto un articolo che parlava del castello. Guarda qua. Un famoso giornale scandalistico. Ma leggi queste schifezze. No, le scrivo. Professor Nigel Pigram, che sta effettuando degli scavi nelle rovine del castello medievale di Lochmarn. Che strano. Cosa? Ha lasciato la sua cattedra all'Università di Durham per dedicarsi agli scavi. E non solo. Ha annullato le riprese della quarta serie del suo famoso programma televisivo. Quel posto a Lochmarn deve essere stato importantissimo per lui. È un professore di storia, sono tutti pazzi. Non mi importa, vorrei parlare con questo professor Pigram. Che ne dici di un viaggetto in Irlanda? Non ne ho voglia. Eh? Non voglio andare. Voglio seguire il caso Billotta. Se pensi veramente che la gemma di Pigram sia importante, perché non vai a Lochmarn? Da solo? Non ne sono sicuro. Dov'è l'Irlanda esattamente? Devo andare. Va bene, ci vediamo. Avevo superato il castello sulla via per Lochmarn. Castello dove si trovavano gli scavi di Pigram. Il ragazzo faceva tutto il possibile per esprimere la sua rabbia giovanile. Si vedeva che aveva ancora le labbra sporche di latte, per cui nonostante i suoi sforzi non riusciva a ottenere grandi risultati. Salve! Cosa? Come ti chiami, ragazzino? Chi sarebbe il ragazzino? E tu chi cavolo sei? Mi chiamo George Stobart e sto dalla parte dei buoni. Tu non hai tutte le rotelle a posto. Non hai molto cervello. Basta con le stupidaggini e dimmi il tuo nome. Liam Maguire. Cosa ci fai qua al bar, Maguire? Sono fuggito da mio padre. Perché? Hai fatto qualcosa di male? Non ho fatto niente, capo! Ma me lo puoi dire. È tuo padre che ha fatto qualcosa? Oh, signore, lui beve. Si beve tutti i soldi che abbiamo. E la mia povera vecchia madre è relegata a letto e sta morendo di tubercolosi. Ho cercato di comprarle le medicine. Ho spaccato legna per padre Mahoney fino a farmi sanguinare le dita. Il vecchio taccagno mi ha pure fregato. Ma ho portato a casa fino all'ultimo penny che mi ha dato. Mamma, guarda, ho detto. Guarda cosa ha guadagnato il tuo figliolo col sangue e col sudore. A quel punto è arrivato mio padre. E ha arraffato i quattrini. Vado a Dublino a farmi una bella bevuta, ha detto. E fa attenzione finché non ritorno. Questo è il motivo per cui me ne sono andato. C'era qualcosa nel suo sorriso che mi diceva che non era andata proprio così. Rispetto a lui, Huckleberry Finn era candidato per il chierichetto dell'anno. Conosci un uomo chiamato Pigram?
Lo puoi descrivere come accade in televisione nei film polizieschi? È un archeologo inglese. Penso di conoscere l'uomo di cui parli. Mi puoi dire dove posso trovare Pigram? No, non posso perché ora non è qui. Ma se lo vedo glielo chiedo. Sai che cosa ci faceva Pigram nel castello? Scavava per cercare tesori nascosti. Gioielli, oro e scheletri, come nei film. Cosa mi sai dire a proposito del castello, Maguire? Cos'è che vuoi sapere? Beh, posso entrare? No, è chiuso a chiave. Non ci vive nessuno? No. Solo... Cosa? Ah, niente. Sai qualcosa a proposito del castello che non mi hai detto, vero? No. Cos'è che stai nascondendo? È qualcosa che ti fa paura? Non ho paura di niente. Ti do l'ultima possibilità di dirmi tutto a proposito del castello. Ah, sì? E se non voglio? Allora ti faccio tornare a scuola. Oh, c'è un fantasma. È chiamato il fantasma di Lochmarne. Non vorrei mica dirmi che credi ai fantasmi, vero? Signore, l'ho visto con i miei occhi. Martedì notte sono salito a vedere gli scavi. Appena raggiunta la cima del muro, ho sentito questo rumore terribile. Che tipo di rumore? Un tremendo sbuffare e tirar su con il naso, come il maiale di O'Brien, solo che era peggiore. Arrivava dall'interno del castello. Hai capito da dove proveniva quel rumore nel castello? Niente paura. Mi sono seduto là sul muro come Humpty Dumpty. La luna era incrinata e unta come un piatto vecchio. Il cortile era pieno di strane ombre. Sarei dovuto tornare a casa, ma le mie gambe non avevano più la forza di sorreggermi. L'hai visto il fantasma? Certo! E a vedersi era spaventoso. Mentre me ne stavo lì seduto a vedere calare la luna, è uscito fuori dall'ombra. Era grigio, cencioso e gobbo, come un vecchio salice piangente. Ho sentito allora un rumore di schizzi e spruzzi e una terribile risata in lontananza. Era perché ero terrorizzato che sono caduto da quel dannato muro. Sono sicuro che c'è una spiegazione logica per quello che hai visto nel castello. Certo che c'è. Il dannato posto è infestato. Non hai mai visto quest'uomo? Che tipo viscido! No, non l'ho mai visto. A dopo, ragazzino. Va bene, signore. Buongiorno a lei. Scusi? Non è quello che dite voi irlandesi? Vuole qualcosa o sta solo sfoggiando la sua xenofobia? Volevo solo essere amichevole. Che cos'è che vuole? Una stanza? Non è una cattiva idea. Ha una stanza. Ce l'ho. Se non le dispiace aspettare che vada via l'ultimo cliente. Nessun problema. Quando se ne va? Quando l'addetto delle pompe funebri viene a prenderlo. Voglio assaggiare la birra. È la sua prima pinta di vera birra? Penso di sì. Ma qual è la vera birra? La birra che viene prodotta con ingredienti naturali e metodi tradizionali. Non dovrebbe essere conservata sotto pressione o in frigorifero. E infine deve essere corposa e con un gusto particolare. In altre parole, è sgasata, tiepida, densa e ti fa girare la testa. Conosce un uomo che si chiama Pigram? Ma certamente. È un suo amico per caso? Ah no, sto solo cercando di trovarlo. Anch'io. Quel delinquente dovrebbe essere in galera. Ha dormito qua, Pigram? Certo. 6 notti, più la colazione. Riconosce quest'uomo? No. Che cosa vuole da lui? Ho dei conti da saldare. Ah, non voglio guai nel mio bar, mister. Se sta cercando una rissa... Vada da padre Mahoney. Un prete? Un uomo di chiesa? Certo. Insegna il pugilato ai ragazzini al circolo giovanile. Secondo Mahoney, sviluppa il carattere. Non è vero, Pat? Non ti ha insegnato l'arte del pugilato? Doyle. Scusa, Michael, ero distratto. Che cosa hai detto? Ah, lascia perdere. Senta, devo andare. Salve.
Sono George Stobart. Piacere, sono O'Brien. Posso aiutarla? Mi sa dire qualcosa sul castello, signor O'Brien? È un bel posto, vero? Risale al X secolo, lo sa? La maggior parte dell'edificio è stato costruito più tardi, naturalmente. Sono aperte al pubblico le rovine? Ah, no, è troppo pericoloso. Comunque, non c'è rimasto niente di interessante. Sa dirmi qualcosa sul treppiede trovato nel castello? È il pomo della discordia. È stato trovato da un archeologo inglese. Chi era questo inglese? Il professor Pigram, lo stesso che ha scoperto la gemma. Sa dove potrei trovare il professor Pigram? È arrivato troppo tardi. Perché? È morto? No, ma ha lasciato il villaggio. Un punto dolente con il nostro stimato ospite. Sa dove è andato Pigram? No, mi dispiace. Se n'è andato prima dell'alba. Perché l'ha fatto? Chissà. Coscienza sporca o una missione segreta. Qualunque sia la ragione, Lochmarne non sentirà la sua mancanza. Forse adesso che la confusione a causa della gemma si è affievolita, potremo ritornare alla normalità. Che cosa sa della gemma che ha trovato Pigram? C'è una gemma che non dovrebbe essere mai stata rimossa. Bisognerebbe essere molto avidi per desiderare quella pietra. Perché è interessato alla gemma? Non sarà mica un giornalista, spero. Oh no, ringraziamo il cielo. Perché il proprietario è sconvolto dalla partenza di Pigram? Era un cliente che pagava, ecco perché. La ragione è un'altra, c'è un conto che non è stato pagato. Povero Michael, non è stato molto fortunato negli affari ultimamente e non gli do torto. Può dirmi un po' di più sul proprietario? Mick Leary? È un tipico pseudo sofisticato. Il problema è che la sua idea di sofisticatezza arriva solo a mettere il giornale nel bagno. Quello non l'ho mai capito. È troppo buio per leggere là. È vero? Non ha provato a toccare con le dita la porta dell'interno? Ci sono graffiti scritti in braille. Come faccio a entrare nel castello? Quelle mura sono state costruite proprio per impedire alla gente di entrare, signor Stobart. Ma oso dire che se uno vuole entrare, ci riuscirà. Arrivederci. Salve, mi chiamo Stobart, George Stobart. Salve, mister. Cosa desidera? Conosce il dottor Pigram? Se lo conosco. Se conosco di persona il buon dottore. No, voglio dire, solo di vista. Sa niente sugli scavi di Pigram? So solo che non aveva gli attrezzi giusti per quel lavoro. Quello di cui aveva bisogno erano pale e una ruspa. Pigram stava scavando alla ricerca di resti archeologici e non di carbone. Veramente? E perché poi? È la scienza archeologica, Pat. Per scoprire le abitudini dei popoli antichi dai loro possedimenti. Forse un giorno gli archeologi scaveranno alla ricerca dei nostri resti. Immagino, signor O'Brien. E cosa troveranno? Beh, di certo non punte di freccia e calici. Molto probabilmente scatole di cartone di fast food e preservativi al gusto di frutta. C'è stato qualcuno del villaggio che ha lavorato per Pigram? Ci ho provato io stesso, ma quell'arrogante di uno storico mi ha dato dell'incontinente. Che faccia tosta! Io che avevo scavato più fosse di tutti loro messi insieme! Mi sa dire qualcosa sul castello sulla collina? Oh no, io so poco o niente. Dovrebbe chiedere al signor O'Brien, lui dovrebbe saperlo. Allora, sarebbe anche lei uno storico? Ah no, sono qui in vacanza. In vacanza? Gli americani vanno pazzi per posti come questo, Pat. Ah sì, a Lochmarne. È venuto a Lochmarne per una vacanza. Certo, è un bel posto. Da dove diavolo viene, mister? California. La conosco. È da dove vengono le prugne. Ah sì, tra le tante cose. Ci vediamo. Era una tovaglietta sporca di birra. Salve, vecchio! Cosa? Ha proprio un brutto raffreddore. Appena lo dissi, me ne pentii subito. Perché? Il raffreddore non è sempre brutto? Gliel'ho chiesto a padre Mahoney. Padre, gli ho detto. Perché siamo nati per soffrire il raffreddore? Che cosa ha detto?
Ha detto che era la mia ricompensa per essere stato fuori tutta la notte come un peccatore. Pio moralista. Comunque, questo non è un normale raffreddore. È allergia. Al polline? Grazie. Non è un poliziotto, vero? Scusi? Della polizia. No, lo saprei se lo fosse. Conosce Pigram, l'archeologo? È il tipo magro che si aggirava intorno al castello, non è vero? No, non lo conosco. Sa come posso fare per entrare nel castello? Se lo tolga dalla testa, ragazzo. Il castello di Lochmar è stregato. È quello che mi ha detto il ragazzo là fuori, ma io non ci credo. Allora lei è uno stupido. Non ho paura dei fantasmi. Voglio visitare il castello lo stesso. Non può. Non è aperto al pubblico. Non c'è nessuno che possa fermarmi, vero? Esatto. Nessun essere umano, comunque. Ha mai visto il fantasma? Con i miei occhi. Mi può descrivere il fantasma? Era orribile. Una bestiolina con un becco lungo e delle lucce svolazzanti. È sicuro che non fosse un animale, un coniglio, una moffetta o qualcosa di simile? Una moffetta? A Lochmar? Impossibile. No, era sicuramente un fantasma. Penso di sapere che cosa ha visto sulle mura del castello. Lo so che cosa ho visto. Penso di no. Era quel ragazzo, Maguire. Cosa? Era in cima alle mura martedì scorso. Pensava che lei fosse il fantasma di Lochmar. Oh. Che cosa sta facendo? È una collana, ragazzo. Oh, certo. Fatta di filo d'acciaio. Esatto. Una collana per la mia bella. Quando la mia piccola la sentirà attorno al suo collo flessuoso, sarà mia, tutta mia. Ci vediamo. No! No! Ehi, Maguire! Cosa? Hai visto un uomo vestito da pagliaccio? Qui a Lochmarn? Sono tutti vestiti da pagliaccio. L'uomo che sto cercando è un pericoloso psicopatico. Cavolo! È proprio come quel film che ho visto. C'è questo pagliaccio, capisci? Sta cercando il ragazzo che lo ha visto uccidere un uomo. Cerca di avvertire lo sceriffo. Nessuno gli crede. Allora, mentre si sta facendo il bagno, il pagliaccio lo fa a pezzi con una sega elettrica. Porca miseria, non sembra un film per ragazzini della tua età. Chi vorresti chiamare, ragazzino? Ho 25 anni. Storie, non hai più di 14 anni. Oh no, ho 25 anni. Sono sposato, ho una macchina e 3 figli. 10 figli, se conti anche quelli di mia moglie. A dopo, ragazzino. Va bene. Mi chiamo George. Piacere di conoscerla, mister. Mi chiamo Fitzgerald. Conosce il dottor Pigram? È l'archeologo, non è vero? Esatto. Ha lavorato presso gli scavi del dottor Pigram? Ma chi gli ha messo in testa quest'idea? Cosa sa dirmi del castello? Non c'è niente là, sono soltanto delle vecchie rovine. Quanto vecchie? Non saprei. Ha mai visitato il castello? Quando ero piccolo ci giocavo di tanto in tanto. Poi uno dei più piccoli cadde, sbatté la testa e morì. Non ci andammo più. C'è andato recentemente? No. Salve. Scusi. Sì, signore. Mi dà un'altra birra, per favore? Certamente, signore. La stessa di prima? Sì. Di cosa è fatta questa roba? È un segreto dei mastri birrai. Ogni barile viene maneggiato con cura come una volta, sospesi con corde della migliore canapa intrecciata con maestria, calate nella cantina utilizzando la forza di gravità come la manna dal cielo. Senta, devo andare. Scusi, signor O'Brien. Salve, cosa vuole? Ha sentito parlare del fantasma? Molto di più, l'ho visto.
E lasci che le dica che è uno spettacolo terribile. Allora non è soltanto una leggenda. Esiste veramente il fantasma di Lochmarne? Oh no, stavo parlando del fantasma dell'opera. Conosce Sean Fitzgerald? Sì? Cosa vuole da lui? Voglio chiedergli di quando lavorava agli scavi. Non penso che qualcuno vorrebbe assumere Sean Fitzgerald per lavorare presso degli scavi. Non saprebbe distinguere una buca delle lettere a un palmo dal naso. Ha mai sentito parlare dei Cavalieri Templari? Ma certamente, una straordinaria istituzione. Sa che sono stati gli inventori del nostro sistema creditizio? Il loro impero finanziario si estendeva dall'Atlantico al Mar Caspio. Avevano basi in così tanti paesi che hanno dovuto inventare un sistema di trasferimento fiscale. Quindi i Templari non erano altro che un branco di banchieri. Non ho capito. Vuoi dire che i Templari hanno inventato le commissioni bancarie? In un certo senso, suppongo di sì. Che delinquenti! E non c'è stato nessuno che ha cercato di fermarli? Oh, sì, vennero arrestati e molti vennero bruciati a rogo. Ben fatto. Ce lo meritavano proprio se erano come il direttore della mia banca. Riconosce l'uomo in questa fotografia? No, non l'ho mai visto prima. Arrivederci. Ehi! Salve, mister. Si ricorda di aver visto Sean Fitzgerald agli scavi? Mi faccia pensare. Penso che la mia memoria abbia bisogno di essere rinfrescata. Posso offrirle da bere? Ma certo! E mi dia qualcosa da bere per il mio amico. Chi? Doyle? L'ha convinta a pagargli da bere? Vergognati, Patrick. Un altro? Solo una pinta questa volta, Michael. Eccola qua. Una pinta di quella scura. E adesso se lo ricorda Sean Fitzgerald? Mi ricordo la scena come se fosse accaduta la settimana scorsa. Adesso che ci penso, è successo la settimana scorsa. Sì, Fitzgerald era là. Lui e un gruppo di studenti. Stava parlando con il capo. Ci vediamo. Signor Fitzgerald? Doyle mi ha detto che ha davvero lavorato agli scavi. L'ha visto là, non può negarlo. Lo sapevo che sarebbe successo. Sapevo che mi avrebbero preso. Ho bisogno di parlare con il dottor Pigram, se è ancora vivo. Cosa vuol dire? È in pericolo? Sì, e anche lei, se le mie supposizioni sono esatte. Non sarà mica un ispettore del governo? Accidenti, no. Cosa glielo fa pensare? Beh, quando lavoravo con Pigram, ricevevo anche il sussidio di disoccupazione. Non sono in una posizione per poter giudicare, Sean. Questa è una cosa che riguarda lei e la sua coscienza. Non voglio altro che parlare a Pigram della gemma. Ma non è qui. Lo so, ma le ha lasciato in custodia un pacco, non è vero? Dove è andato Pigram? Non lo so, lo giuro. È venuto da me stamattina presto, mi ha detto che partiva. Mi ha chiesto di dare questo pacco a un certo Marquet. Mi mostri cosa c'è nel pacco, Sean. Non posso farlo. Perché no? L'ho promesso al professore. E allora? Non ha avuto nessuno scrupolo riguardo il suo sussidio. E allora che male c'è a dare un'occhiata al pacco di Pigram? Lei non li conosce. Non posso, non oso. Questa è la sua ultima possibilità per mostrarmi il pacco, Fitzgerald. Adesso basta. Ora ho perso la pazienza. Ma mi ucciderà. Chi? L'uomo di Parigi. Jacques Marquet. Pigram mi ha detto che se avessi dato il pacco intatto a Marquet non avrei avuto guai, ma se avessi fatto il doppio gioco con Marquet sarei morto. Me la vedo io con Jacques Marquet. Mi dia il pacco. No, perché dovrei fidarmi? Non so più di chi fidarmi. Vorrei non aver mai sentito parlare della gemma di Lochmarne. Esci di qui, Maguire. Ritorna quando sei grande abbastanza. Che cosa sta gridando il ragazzo? Una grossa macchina sportiva rossa. Sean Fitzgerald è stato investito. Vai via. Quella piccola peste. Forse dovresti portare fuori un po' di brandy medicinale, Michael. Ah sì? E chi paga? Io no. Nemmeno io.
dicevo la verità a proposito di Fizzi, signore. Va bene, calma. Ora dimmi cosa è successo. Ero qui e stavo facendomi gli affari miei, quando ho visto arrivare dalla collina una splendida macchina sportiva rossa. Vieni a vedere, dissi, e mi avvicinai per vedere meglio. Allora Fizzi uscì di corsa dal pub che quasi mi finì addosso. Ad ogni modo si precipitò sulla strada e la macchina lo investì. Andava troppo forte per il povero vecchio Fizzi e gli diede un colpo terribile. Gli volò sopra. Oh no, dissi, pensavo fosse morto. Allora il guidatore saltò giù e non riuscivo a credere ai miei occhi. Era vestito come un maledetto folletto. Ehi, Maguire! Cosa? Questo folletto aveva una cicatrice sulla guancia? Non ho visto. Aveva una maschera stupida. Sei un agente speciale. Mi dispiace deluderti, ma non lo sono. Fitzgerald non ha lasciato cadere niente quando è stato colpito? Non ho visto. È successo tutto così in fretta. Forse il pacchetto è caduto non visto da qualche parte. A dopo, ragazzino. Va bene, signore. Schiacciai l'interruttore, ma mi si ruppe in mano. Appena il vecchio distolse lo sguardo, presi il suo pezzo di filo metallico. Scusi. Sì, signore. Ehi, ci facciamo un altro bicchiere? Quello che ha preso prima? Fai cocktail? Servo tutti quelli che hanno soldi e soprattutto molta educazione. Non sto scherzando. Non ha pensato di trasformare McDavid's in un bar che serve cocktail? I giovani pensano che i cocktail siano chic e alla moda. Cosa? Ragazzini nel bar? Se lo immagina? Flipper? Brufoli? E vomito. Va bene, ho capito. Vada per una birra scura. Oh, mi dispiace. Sembra che la pompa sia rotta. Potrei aggiustargliela io? Non penso proprio. Questo è un lavoro per un elettricista professionista. Ah, non fa niente. Almeno il lavabicchieri funziona ancora. Oggi non è giornata, vero? Sono un elettricista. Controlli le mie credenziali. Bene. Ma non è fantastico? Ho una casa indemoniata, con dei problemi al sistema elettrico di strana natura. Ed eccola qua. Un elettricista con una piccola scheda di plastica che lo comprova. Prima di lasciarle toccare le mie pompe della birra, voglio metterla alla prova. Puoi iniziare con il lavabicchieri. Quando ha finito con quello, può dare un'occhiata alle pompe. C'era un lavabicchieri elettrico che sembrava perfino più vecchio del barista. Non riuscii a trovare un guasto nella macchina, quindi supposi che fosse colpa del cavo. Ricorsi a tutta la mia conoscenza in fatto di ingegneria elettrica per esaminare la spina. Sostituì il fusibile con un pezzo di filo metallico. Sapevo che era pericoloso, ma ero abbastanza disperato da trascurare le normali norme di sicurezza. Scusi, signor Leary, ho aggiustato il suo lavabicchieri senza problemi. Bene, e ringraziamo tutti i santi.
Mezza pinta gratis a quest'uomo, offre la casa. E adesso può dare un'occhiata alle pompe della birra? Penso di sì, ma non le prometto niente. Se riesce ad aggiustarle ne sarei molto sorpreso. Le pompe sono in cantina, vero? Esatto. Troverà la torcia laggiù in fondo, da qualche parte. Tirai la leva e sentii lo scricchiolare del metallo, ma non successe niente. Alzai la botola e dalla cantina arrivò un odore insopportabile di birra andata male. Guardai in basso il pavimento piastrellato. Era troppo distante per saltare. Scusa. Sentivo nella pancia una strana sensazione che in genere associo all'operetta. Era Khan. Qual è il problema? Hai visto cosa è successo qui alcuni minuti fa? Cos'è successo? Un uomo è stato coinvolto in uno sfortunato incidente. Non ho visto niente. E il ragazzo? Anche lui non sa niente. Il ragazzino, beh, sai com'è in queste comunità rurali. Non ci sono molti geni in giro. Avevo pregato Maguire di avere il buon senso di tenere la bocca chiusa. Si è fatto tanto male il ragazzo. È stato curato, ma lui pensa di aver lasciato cadere un pacchettino. Non l'avete mica trovato, vero? Se l'avessi trovato l'avrei portato alla polizia. Certo, grazie. Ora che vedevo, riuscii a trovare facilmente la torcia del signor Leary. Poi notai un lampo di luce, un qualcosa di luminoso sotto la botola. Era proprio la gemma di Pigram, una grossa pietra blu non tagliata. Ne rimasi subito incantato. L'hai trovato? Cosa? Quello che stai cercando. Ah, sì, ascolta Maguire, vorrei che questo te lo tenessi per te. Nessun problema, dammi una cassa di birra chiara. Assolutamente no, sei troppo giovane. La possiamo vendere e guadagnarci qualcosa. Lascia perdere, ragazzino, non posso tradire la fiducia del signor Leary. Io sì che potrei. Quel vecchio miserabile pancione se lo merita. Se vuoi farmi un favore, controlla l'uomo con il completo. Va bene, ma ti costerà un pacchetto di patatine. E urla se vedi quella Ferrari. Salve, parli inglese? Beh, cosa sarebbe successo se ti avessi detto di no? Una implicazione di conoscenza celata in un diniego. Un quesito di un paradosso. Gli lanciai quello sguardo che avevo messo a punto quando avevo 12 anni e volevo diventare il più grande ipnotizzatore di tutti i tempi. Era un assassino. Stai cercando di ipnotizzarmi o sei un po' stitico? Non funzionava. Ero fuori allenamento. Hai visto il dottor Pigram? No. Ha preso tutto e se n'è andato. Non è che sai dove. Tornato in Inghilterra, penso. Cosa mi dici a proposito del castello? Non molto, mi dispiace. La sua storia è ormai dimenticata da tanto tempo. Ah, se solo queste vecchie pietre potessero parlare, avrebbero da raccontare certe storie. Storie che farebbero rizzare i capelli e raggelare il sangue, sai? Dicono che questo castello abbia più di 600 anni. Hai visto passare una macchina sportiva rossa sulla strada? Ho visto per un istante un bagliore rosso sulla collina e ho sentito il frastuono. Era sicuramente un rumore terribile. Una macchina sportiva, hai detto? Una Ferrari, per l'esattezza. Una macchina da corsa? E cosa ci faceva qui? Il poveraccio deve essersi perso. Il guidatore della Ferrari è rimasto coinvolto in un incidente. Sul serio? Sì, ha investito qualcuno fuori dal bar. Che idiota! Com'è successa una cosa del genere?
Stava andando troppo veloce. Così veloce che è andato a finire sotto la macchina? Volevo dire che la macchina andava troppo veloce. Ma hai pensato che quell'idiota avrebbe potuto sentirla arrivare? Forse conosci il ragazzo che è stato colpito dalla Ferrari. Si chiama Sean Fitzgerald. Oh, lo conosco molto bene. È mio nipote. L'idiota che ha accatastato il fieno sul carretto. È stato ucciso dalla macchina. Oh no, non sembra che sia stato ferito, ma è stato rapito. Beh, meno male. Non vai a cercare tuo nipote. Perché? Da come dici tu, è ormai troppo tardi. Potresti fare denuncia alla polizia. Ah, meglio di no. Intanto che cosa potrebbero fare? Potrebbero organizzare una ricerca. Hanno solo una bicicletta tra tutti quanti. In fatto di velocità punterei i miei soldi sulla Ferrari. Penso che dovresti sapere in che cosa si è ficcato Sean. Non penso di volerlo sapere. Ma sei suo zio. Hai il suo stesso sangue e la sua stessa carne. Ah, hai ragione, ma cosa posso fare? Se non sto qui a fare la guardia, quell'idiota potrebbe arrampicarsi sulla catasta di fieno. Che dilemma morale. Stare qui a fare la guardia a questa costruzione agricola potenzialmente letale o partire alla ricerca del prodigo nipote, l'uomo responsabile di quel pericolo. Ci devo pensare. Perché? Non c'è problema. Hai ragione. Perché non ci ho pensato prima? Demoliremo la catasta di fieno. Non hai bisogno di demolire la catasta di fieno per andare a cercare Sean. Starò io qui al tuo posto a controllare che nessun pazzo si arrampichi sopra. Perfetto. Penso che dovrei iniziare la mia indagine nel bar. Si mise a camminare a passo veloce nella direzione del bar McDavid's, lasciandomi a contemplare la catasta di fieno. La catasta di fieno era ancora troppo distante dalla cima del muro. Anche se cercavo di allungarmi più che potevo, non riuscivo a raggiungere il muro. Quello di cui avevo bisogno era un pezzo o due di quella roba di Alice nel Paese delle Meraviglie. Inserii l'estremità delle chiavi per far leva nella fenditura e spinsi con forza. Rimasero incastrate alla parete, sporgendo fuori, formando un gradino. La corda alla quale era legata la capra si era aggrovigliata al vecchio vomere. Era una statua che era caduta dalla parete dove si trovava. 5 dita di pietra sporgevano dal retro della scultura. La statua era troppo pesante da sollevare. Appena misi la pietra in posizione verticale, notai che aveva lasciato dei buchi sulla sabbia. Quando infilai le dita nella soffice polvere bianca, mi resi conto di cosa fosse. Gesso di Parigi. L'avevo usato all'asilo per prendere le impronte degli animali. Il rubinetto cigolò, scoppiettò e poi ne uscì uno zampillo di acqua arrugginita. Misi l'asciugamano sotto il rubinetto e lo impregnai d'acqua.
Cercai di chiudere il rubinetto più forte che potevo, ma continuava a gocciolare. Spruzzai il gesso sulla sabbia finché i buchi non vennero riempiti. Il gocciolio dell'acqua venne assorbito velocemente dal gesso. Sollevai dalla sabbia il solido pezzo di gesso. Sotto si era formata una perfetta copia della statua. La gettata di gesso indurito combaciava esattamente con le 5 fessure. Ci fu un forte tonfo, poi silenzio.